dolce suono di violino che rompe il silenzio di un deserto senza fine. Anche questo può succedere in Uzbekistan, una delle tante repubbliche derivate dall'Unione Sovietica che rievoca ancora lontane e misteriose leggende legate alle sue città di favola: Kiva, Samarcanda, Bukhara. Cominciamo proprio da Bukhara, la città che conserva innumerevoli testimonianze della storia e della grandezza di questo strano, affascinante paese, che è sicuramente il luogo più importante, storicamente e culturalmente, di tutta l'Asia centrale. Un luogo che rispettò persino Genghis Khan, uno dei più devastanti distruttori di ogni tempo. Uno degli angoli più suggestivi della città è la Liab Yauts, una piazza costruita nel 1620 intorno a una grande vasca e che oggi costituisce un vero salotto cittadino. La piazza è vissuta dalla gente del posto secondo antiche tradizioni e su di essa si affacciano importanti monumenti, come l'imponente medressa di Nadir Divan Berji, su cui portale d'ingresso spicca una fascia decorata con due simurg, cioè l'araba fenice, che si fronteggiano. La medressa, cioè un'antica scuola coranica, nacque come caravanserraglio e fu trasformata in scuola coranica nel 1622. Nell'ampio cortile interno, circondato come il solito dalle camerette degli studenti, si potrà assistere a spettacoli di musica e di danza, oltre a suggestive e coloratissime sfilate di moda. Nella zona dei bazar, una bella visita sarà alla Magoki Attar, cioè Pozzo degli Erboristi, la moschea più antica dell'Asia centrale. Sotto di essa, infatti, gli archeologi trovarono i resti di un tempio zoroastriano del V secolo, distrutto dagli arabi, e di un tempio buddista ancora più antico. Sembra che essa sia stata utilizzata, fino al XVI secolo, addirittura come sinagoga dagli ebrei della città. L'edificio che visitiamo oggi, però, è frutto delle ricostruzioni avvenute nel XVI secolo, mentre la facciata è dell'Ottocento. All'interno si può visitare un piccolo, splendido museo dedicato ai celebri tappeti che portano il nome della città, i Bukhara, una fama però dovuta più al grande commercio degli stessi nei secoli che non a una tradizione di tessitura. Tutta la zona a nord-ovest della Liab Yauts era destinata da sempre ai mercati. Oggi ne rimangono tre, soprattutto destinati ai turisti, e tutti in ambienti coperti e sormontati da cupole con i tetti progettati per convogliare all'interno l'aria fresca, simili alle torri del vento iraniane. Ecco quindi il Taki Sarrafon, il bazar destinato ai cambiavalute, il Taki Telpak Furushon, quello dei cappellai, e il Taki Zargaron, occupato dai gioiellieri. Tutti offrono ogni genere di mercanzia, dai tappeti, per i quali la città è celebre, anche se più per il loro commercio che per la loro fabbricazione, agli oggetti di artigianato, per cui tutto il paese è famoso e che rappresentano davvero degli splendidi ricordi di viaggio. We'll be right back.
Il piccolo e suggestivo Charminar, situato in un dedalo di vicoli, è uno dei monumenti più suggestivi della città, anche se mostra più attinenze con lo stile indiano che con quello della tradizione di Bukhara. La costruzione originale serviva come corpo di guardia per una medressa costruita nel 1807 e ora scomparsa, ed è caratterizzata da quattro piccole torri, da cui appunto il suo nome, che significa quattro minareti, che in effetti più che minareti sono solo torri decorative. Nel 1998 l'UNESCO ha finanziato importanti restauri del monumento. Ma tutta la città è ricca di splendide costruzioni, soprattutto imponenti madrase, le antiche scuole coraniche, caratterizzate da un imponente portale ricoperto di splendide mattonelle azzurre e un ampio cortile, intorno al quale sono situate le stanzette destinate agli studenti e a importanti personaggi religiosi di passaggio. Alcune di queste sono attive ancora oggi e sono delle piccole università coraniche, in cui, oltre alla religione, vengono insegnate anche materie letterarie e scientifiche. Una delle medresse più celebri della città è quella di Abdul Aziz Khan, situata di fronte a un'altra grande madrasa, dedicata a Ulugh Beg, il nipote prediletto di Tamerlano. Essa è celebre fra i turisti per un grande nido di cicogna situato su una delle torri laterali. Molto interessante è la sala della preghiera, mentre tutto il resto del cortile è oggi invaso da miriadi di bancarelle turistiche. Quando il re Arslan Khan nel 1127 fece erigere il grandioso minaretto Kalon, esso doveva essere probabilmente l'edificio più alto di tutta l'Asia centrale. In effetti si tratta di una struttura mastodontica alta 47 metri e che poggia su fondamenta di 10 metri, opportunamente imbottite di canne in funzione antisismica, che ha retto impavido i suoi quasi 1000 anni di storia. Ai piedi del minaretto si trova la moschea Kalon, eretta sui resti di una moschea precedente fatta distruggere da Genghis Khan, che fu costruita nel XVI secolo per le grandi assemblee. E in effetti poteva contenere ben 10.000 persone. Di fronte alla moschea, adornata da bellissime cupole azzurre, si trova poi la medressa di Mir-i-Arab, ancora oggi funzionante e il cui accesso è vietato ai turisti. Nel 970, le spoglie dell'imam Abu Bakr Said, amico devoto e in seguito primo califfo del profeta Maometto, e quelle dei suoi fratelli Fazi e Ahmed Ahmed furono deposte nel villaggio di Sumitan, 7 km a ovest di Bukhara. Da allora il luogo fu ritenuto santo e la necropoli che in seguito si sviluppò, quella detta appunto di Chor Bakr o città dei mausolei, è ancora oggi considerata uno dei luoghi più sacri della città. Al complesso si accede da un corpo di guardia e un passaggio pedonale che porta alla piazza centrale, dominata da due facciate gemelle di moschee. Nel corso del tempo, ulteriori edifici funerari sono stati costruiti in adiacenza al primo nucleo del complesso. (Sussurra)
Sul fondo della necropoli si può ancora visitare la tomba di Abu Bakr. Un altro luogo molto sacro della città è situato a est, nel villaggio di Kasri Orifon. Si tratta di uno dei più importanti santuari del sufismo, cioè il luogo di nascita e la tomba di Bahauddin Naqshband, fondatore del più influente dei tanti antichi ordini sufi dell'Asia centrale, nonché santo patrono di Bukhara. I sufi erano un tempo dei puristi, insoddisfatti della mondanità dei primi califfi, che desideravano incontrare Dio attraverso l'esperienza personale diretta, sotto la guida di un maestro. Assunsero tale importanza e organizzazione da diventare un vero fenomeno di massa quando l'Islam fu minacciato da invasori, come i crociati, divenendo dei veri paladini della fede islamica. L'ingresso è dominato dall'enorme cupola della moschea Juma, mentre altre due moschee circondano la tomba di Bahauddin, un semplice blocco alto 2 metri. Nell'ampio cortile principale spicca poi una continua folla di pellegrini che camminano in preghiera attorno e sotto un albero mummificato, dal quale tutti cercano di strappare un piccolo pezzo come reliquia. La leggenda vuole che l'albero nascesse nel punto dove Bahauddin conficcò un bastone nel terreno, versandovi alcune gocce d'acqua che aveva portato dalla Mecca. Uno dei più importanti antichi mausolei di Bukhara lo troviamo immerso nel bel parco Samani. Risale al 905 e fu costruito per Ismail Samani, fondatore della dinastia Samanide, per il padre e il nipote. È caratterizzato da una elaborata muratura in mattoni di terracotta che, con la loro varietà di costruzione, fanno assumere al monumento luci e colori sempre diversi nel corso della giornata. Le stesse mura sono spesse quasi 2 metri e hanno garantito la vita millenaria della costruzione, che ancora oggi è una visione di elegantissima bellezza. La splendida moschea Bolo Hauz sorge accanto a una vasca situata di fronte all'ingresso della fortezza Ark. Era il luogo ufficiale di culto degli emiri e la sua costruzione risale al 1718. La moschea è preceduta da un grande portico adornato da 20 colonne di legno istoriato di pioppo, noce e olmo, che sorreggono un cassettonato di splendida e raffinatissima fattura. Davvero splendido anche l'interno, illuminato da un grande lampadario che pende dal soffitto. Ripartiamo la scoperta delle meraviglie di Bukhara avvicinandoci alla colossale fortezza Ark, la costruzione più antica della città, di cui rimangono impressionanti mura restaurate dai sovietici. Era una città regale all'interno della città e fu abitata fino al 1920, anno in cui fu bombardata dall'Armata Rossa. Di fronte alla fortezza si apre il Registan, la principale piazza medievale della città,
dove nel 1842 furono giustiziati con estrema crudeltà due ambasciatori inglesi, Stoddart e Connolly, che avevano offeso con un comportamento poco ossequioso l'emiro del tempo, Nasrullah Khan. All'interno si accede tramite un solenne portale che fa giungere alla moschea Juma del venerdì, che risale al 1500. Più avanti troviamo la parte più antica della cittadella, la corte delle udienze e incoronazioni, l'ultima delle quali fu quella di Alim Khan nel 1910. Il Sitorai Moyosa era la residenza estiva dell'ultimo emiro di Bukhara, Alim Khan, e fu costruito dal padre nella seconda metà dell'Ottocento. L'edificio, posto in un grande giardino di oltre 6 ettari, il cui nome significa Giardino delle Stelle e della Luna, si trova a 4 km a nord della città ed è oggi trasformato in museo dei costumi tradizionali. Il complesso è formato da 3 edifici ed è il risultato di un lavoro comune di architetti russi e artigiani locali, in uno stile che presenta aspetti elegantissimi vicino a elementi decisamente pacchiani. Ancora ben conservate sono le sale interne, che ricordano lo sfarzo di un tempo e delle quali molte sono state destinate a vari musei. Particolarmente ricco è quello ospitato all'interno del Palazzo d'Estate, che conserva mobili reali del XIX-XX secolo, porcellane cinesi e giapponesi, splendidi vasi, gioielli e pannelli ricamati in oro. Un altro edificio era poi adibito ad harem, davanti al quale si trova una grande vasca in cui facevano il bagno le favorite del sultano, che le ammirava dall'alto di un padiglione di legno da cui, si dice, egli gettasse una mela alla prescelta per la notte.